Ed ecco la Lazio che va in vantaggio contro il Napoli nei minuti iniziali della partita e D'Amico che si libera sulla destra, suo il traversone basso che Garraschelli pure controtempo riesce a mettere in rete alle spalle di Castellini, 1-0. Il pareggio è su calcio di rigore per l'1-1 conclusivo. C'è un'ingenuità dell'esordiente Piccinini che tocca la palla con la mano dando così il calcio di rigore che l'arbitro Barbaresco concede al Napoli e che in prota trasforma per l'1-1.